che è Stefania Operto, che ci parlerà di SN19, storia di uomini e robot, l'avanzata dei robot, quale futuro per gli esseri umani? Benvenuta. Grazie. Grazie. Sì, provate. Io sono una sociologa e quando mi chiedono che lavoro fai di solito rispondo quanto tempo avete, perché è una professione ma abbastanza poco nota per certi versi in Italia, per cui in modo molto presuntuoso quando mi chiedono che lavoro fai rispondo: conosci Marx oppure Weber o Durkheim, e così più o meno le persone inquadrano quello che faccio. Io mi occupo di sociologia della tecnologia e quando ci hanno chiesto di venire qui oggi mi sono domandata cosa portarvi e ho pensato di partire con questa immagine. Chi conosce questa immagine? Questa è un'immagine che mi ha prestato un collega, Stefano Poli, lo cito perché mi sembra corretto, è un disegno di Dürer del 1515. Dürer non vide mai un rinoceronte, se lo fece raccontare e dopo, sulla base dei racconti, disegnò quello che vedete alle mie spalle. Perché ho pensato di partire con questo? Cosa c'entra con la comunicazione? Noi siamo abituati a usare parole. Noi comunichiamo usando le parole. La sociologia della comunicazione studia il modo con cui le persone creano questa cosa che noi chiamiamo costrutti in base al quale comunichiamo. Tipicamente a mia figlia Silvia la prima cosa che ho insegnato è: di il tuo nome quando conosci una persona che non ha, con cui non hai confidenza, perché si, come dire, crea una comunicazione. George Lakoff, Non pensate all'elefante, scrisse questo libro. Non pensate all'elefante. Se io vi dico non pensate all'elefante, automaticamente voi pensate all'elefante. Ma perché? Perché le parole hanno una valenza che va al di là del codice linguistico. È un insieme di immaginari, quel famoso rinoceronte che avete visto prima, in base al quale noi costruiamo e cerchiamo di spiegare la realtà sociale. Questo è quello che facciamo noi sociologi. Voi direte adesso: cosa c'entra un sociologo con la tecnologia? Io studio come gli uomini si relazionano con le macchine, con oggetti di tipo tecnologico. E qui vi svelo la parola del titolo del nostro intervento, SN19. Magari qualcuno di voi si sarà chiesto che cos'è quell'S e quella N. Sta per serial number, il numero seriale attraverso cui noi quotidianamente utilizziamo oggetti con cui ci relazioniamo senza spesso sapere, perché è giusto che sia così, i meccanismi di funzionamento che ci stanno dietro. L'evoluzione umana è passata attraverso un processo che non vi devo raccontare, dalle quattro zampe alle due, poi si torna a tre, però insomma quella è un'altra faccenda, ma ci sono delle cose che permettono anche di risolvere questi problemi e forse siamo arrivati a questo. Questo è quello di cui vi voglio parlare oggi. Come comunicare con degli oggetti tecnologici? Come cambia la comunicazione con gli oggetti tecnologici? E attenzione, come gli oggetti tecnologici comunicano fra loro senza che noi molte volte lo sappiamo. La comunicazione richiede un codice. Per esempio, quel nome che vi ho detto prima, elefante, richiama un sistema in cui voi immaginate un elefante. Osservate questa immagine. Cosa vi viene in mente? Vedete tre palline colorate, due blu, una rossa. Questo codice è un codice di tipo sensoriale che stimola il sistema visivo e non ha vincoli culturali. Non richiede che voi sappiate che io mi chiamo Stefania per comprenderlo, perché è autoesplicativo. Non richiede un addestramento linguistico. È, come si dice, indipendente dalla conoscenza. Se io vi faccio vedere questo, che cos'è questo? È il simbolo che indica
pericolo di? No? Superficie calda. Questo richiede addestramento. Questo è un codice arbitrario, convenzionale, che deve essere appreso, si può dimenticare e ovviamente può cambiare. Per comunicare occorrono dei codici. Le macchine, al pari di noi umani, hanno dei codici. Se io vi faccio vedere questo cartello, voi ovviamente associate, cercate automaticamente la lingua che conoscete, o le lingue, se sono di più, o forse l'immagine più grande. E in base a questo capite che è un segnale di benvenuto. Se io vi faccio vedere questo, pensate, sono impazzito, ho dimenticato una slide, c'è un problema tecnico, tendenzialmente non me ne vengono in mente altro, ovviamente una cosa voluta, perché un'immagine bianca è spesso un ottimo canale efficace per comunicare delle cose, per fare delle cose, per esempio, oppure per spezzare fra un tema e un altro. Noi siamo nella società dell'immagine, questa è una immagine che crea curiosità. Siamo nella... evoluzione della specie. Io faccio collezione di screen. Gli screen sono le conversazioni che si possono avere su un cellulare. Chi di voi ha un cellulare qui con sé in questo momento? Può alzare la mano, per favore? Ok. Io faccio collezione di screen, questo è della mia collezione privata. C'è chi fa collezione di francobolli e altre cose, io colleziono questo. Cosa c'è di strano in questa conversazione digitale? L'importanza di un segnale che faccia capire la convinzione dell'altro. Ovvero? Per esempio. E poi? Io non saprei. Guardate dal punto di vista grammaticale. Il punto alla fine della frase. Secondo moltissime ricerche, mettere un punto alla fine di una frase in una conversazione digitale è sintomo variamente di freddezza, scarsa empatia e anche mancanza di sincerità. Questo in barba alla regola grammaticale. Voi sapete, fra poco c'è un festival sulla punteggiatura che vi direbbe che in fondo una frase bisogna mettere, non abusando dei punti esclamativi e nemmeno di quelli di sospensione, mi raccomando, mai più di tre, bisogna mettere il punto. In una conversazione digitale una frase così può venire letta come mancanza di sincerità. Ottima domanda. Naturalmente il signore apre un interrogativo... E chi la deve? Beh, questo c'è, cioè la privacy, non ve lo posso dire. Cioè, dato che mi danno gli screen, ma poi ovviamente io dichiaro che non dichiaro mai chi sono. La percezione del linguistico naturalmente varia a seconda delle fasce di età, varia a seconda dei paesi, delle culture. Pensate che in Italia la faccina più utilizzata qual è? Il sorriso, quello con le lacrime, in altri contesti culturali sono altre, per esempio. Tendenzialmente però questo vale un po' per tutta la comunicazione digitale. Se vi faccio vedere questo, è invece quello che diceva lui, le famose faccine, emoji, emoticon, che ormai sono diventati esperimenti. C'è un esperimento per scrivere un libro usando solo le faccine. Se vi faccio vedere questo, io vado a stimolare il vostro codice visivo, quello che dicevo prima. Perché? Che cos'è questa? Ma è al contrario. Tutto questo richiama a delle riflessioni di cui io vi ho portato un po' di suggestione. Il tema del festival è visioni e io mi sono spremuta proprio il cervello per portarvi degli esempi limite che vedremo fra poco di quello che, come cambia con l'immersione nella tecnologia la nostra vita quotidiana. Quattro procedimenti di separazione sono digitalmente assistiti, cioè utilizzano chat, ahimè, anche di quel tipo che vi ho fatto vedere prima.
una mia amica, per ravvivare la sua, questo è un fatto vero, giuro che tutto quello che vi dico è vero, si è mandata dei fiori anonimi, oggi potete creare con delle applicazioni delle false conversazioni per magari fare ingelosivo il vostro partner. Di solito dico cose più serie, ma a parte che sono cose serissime, però essendo in un contesto come questo ho pensato di portarvi degli esempi un po' diversi. Non comunichiamo più in persona? Questo è quello che vi sto dicendo? In parte è così. Siamo app dipendenti, siamo app attivi, utilizziamo costantemente dispositivi come quello che avete in tasca. Che cosa vi porta? Che cosa porta tutto ciò? Siamo diventati forse di internet incoerenti? Nomofobici? Nomofobia è un neologismo che richiama a no mobile e esprime il terrore di non essere collegati via web. Io ho un amico che costantemente, lo vedi, che l'altra volta ha cercato un albero e l'ha posizionato proprio, che dice qua prende, perché è terrorizzato dall'idea di non poter essere collegato al cellulare. Il Pew Research Center, che è un istituto che fa ricerca su questi temi, recentemente ha pubblicato, giusto 2 giorni fa, una ricerca un po' provocatoria, che ha detto che noi adulti utilizziamo peggio il cellulare degli adolescenti, ai quali peraltro noi come dire, chiediamo di non usarlo a scuola in altri contesti. Sapete peraltro che il cellulare a scuola adesso è stato parzialmente sdoganato. E vi ho portato un esempio e dichiarandomi pubblicamente, fra questi genitori ci sono anche io. In un campo estivo un esperimento, di fatto lì era una regola, è stato chiesto ai figli di lasciare il cellulare a casa. Una quota di genitori, fra cui la sottoscritta che mi vedete, ha nascosto nello zaino un secondo cellulare per poter comunicare con i propri figli. Poi mi hanno sgamato, ovviamente, subitissimo, ho fatto una figura terrificante, era un campo scout di mia figlia ed è stata una delle mie peggiori figure. Quindi siamo internet incoerenti, dobbiamo inventarci delle app per guidare e non usare il cellulare. Questa è, forse la conoscete, Guida e Basta, un'app recentemente lanciata che ti permette di impostare quando inizi a guidare, ti permette di toglierla quando tu non guidi più, sei arrivato alla destinazione, ti fermi per fare la pipì e che magari ti scappa, e puoi anche fare un gruppo di amici ai che vengono a sapere che tu stai guidando e del motivo per cui tu non puoi rispondere ai messaggi. Fantastico. Ma non solo. 2 app per non distrarsi. Se siete ambientalisti vi consiglio Forest, se siete un po' più sadici vi consiglio Lock Me Out. Forest vi permette di non usare il cellulare, vi chiede di non usare il cellulare simulando la crescita di un albero. Quindi a seconda del tempo che voi non osservate il cellulare, l'albero cresce rigoglioso. Lock Me Out è un po' più sadico perché vi cambia il PIN, ma se voi avete un meccanismo di reboot, cioè di riavvio automatico del cellulare, state attenti perché se il PIN che mette lui non lo sapete, il vostro cellulare non funzionerà più. Per cui vi suggerisco questa, che è anche più carina sul piano grafico e meno sadica. Cioè, comunichiamo continuamente, dobbiamo inventare cose per non comunicare col cellulare. E questo porta al nostro test. I sociologi fanno test continuamente. E vorrei provare a fare un test con voi, che è il seguente. Aiuto. Ogni tanto, penso, la maggior parte delle persone parla di cose importanti con qualcuno. Quante sono le persone con cui voi avete parlato di cose importanti per voi negli ultimi 6 mesi? Non dovete dirmelo adesso, poi ne chiacchieriamo dopo, pensate alla risposta nella testa. Qualcuno mi dice cosa vuol dire cosa importante di solito. Beh, i temi per cui le persone pensano che le cose sono importanti sono l'affettività, la sessualità, la relazione, il lavoro, l'intimità. Poi naturalmente quella parola importante ha un'accezione che diventa poi individuale, quindi pensate a quello che per voi è importante e pensate a quante, con un numero da 0 a n, sono le persone con cui avete parlato di cose importanti per voi negli ultimi 6 mesi.
Siete pronti? No? Voi, in senso persone, in senso bambini, anziani, giovani, donne, persone, esseri umani ovviamente, in carne e ossa. Se avete risposto con un numero pari a 2,1, siete in media con la popolazione. La popolazione mediamente, ovviamente questa è una ricerca della General Social Survey, risponde di avere parlato di cose importanti per sé negli ultimi 6 mesi con 2 persone. Se avete risposto un numero superiore, siete meno isolati. Se avete risposto un numero inferiore, siete più isolati della media della popolazione. La cosa interessante però non è questo, ma è che 20 anni fa questo numero era quasi 3. E allora questo mi porta a una domanda. Ma comunichiamo continuamente, abbiamo oggetti tecnologici da tutte le parti che ci permettono di chattare, dialogare, mandare mail, eccetera, eccetera. Ma quindi siamo più isolati? È quello che noi sociologi diciamo, che la socialità si è ristretta. E si è ristretta come? Con un privilegiando su quello che è importante per le persone, le relazioni familiari rispetto a quelle non familiari. Perché gli esseri umani sono contraddittori. Le macchine, naturalmente, non sono contraddittorie. E questo ci porta all'interrogativo che ci sta accompagnando nel nostro tema. Il modello delle 5 W, che è il modello britannico del giornalismo, tradotto in chi, che cosa, quando, dove e perché, è il fondamento della comunicazione umana, oltre che del giornalismo. E quindi la domanda è: ma con chi comunichiamo oggi? E chi sono le persone che comunicano? E come cambia la tecnologia la comunicazione umana? E qua, da questo momento in poi, vi accompagno nel futuro. 3 parole: robot, macchina e futuro. Intanto, che cos'è un robot? E qua si aprirebbe una discussione lunghissima. Non c'è problema, eh? Sì, tanto mi perdo già normalmente, per cui... Certo, allora, tutti i dati che io vi cito, ottima domanda, siamo nell'epoca delle fake news. Ah, scusa, hai ragione. Il signore mi ha chiesto qual è l'attendibilità e come si fa a stimare l'attendibilità dei dati. Questa è una domanda importantissima che richiederebbe un altro intervento. E nell'epoca delle fake news, pensate solo a tutte le bufale che sono girate sul ponte, scusate, il riferimento mi è dovuto in questa circostanza, nei giorni successivi, richiamano alla difficoltà di capire l'attendibilità delle fonti. Tutte le fonti di dati che io cito o sono ovviamente di ricerche mie, come spero di avere il tempo di farvi vedere fra poco, o sono di rinomati istituti di ricerca, nazionali e internazionali. Nel dettaglio, la rappresentatività di uno studio esteso è data da parametri quali il tipo di campione statistico e l'inferenza statistica collegata a quel campione. Sono tutti campioni rappresentativi della popolazione oggetto di studio. Che cos'è un robot e cos'è una macchina? E essere macchina o essere robot è la stessa cosa? Pensate che non c'è una definizione condivisa assoluta di robot, ma quello che è certo è che il robot è una macchina. È una macchina che ci porta nel futuro. Come? Vi presento Sofia. Sofia nel 2017 ha ottenuto la cittadinanza dall'Arabia Saudita. Probabilmente qualcuno avrà letto la notizia. Sofia non è un essere umano. Sofia è un robot costruito con fattezze umane in base a una persona che esiste davvero e ha avuto la cittadinanza onoraria da parte dell'Arabia Saudita. E su questo ci sarebbe da discutere lungamente.
Sofia inizialmente non aveva le non aveva le gambe, veniva trasportata su un carrello a più o meno un'altezza forse un po' poco più di me. Attualmente nella versione rinnovata ha anche le gambe, parla, sbatte gli occhi, risponde alle domande degli interlocutori, ha dei movimenti facciali e tutto un altro insieme di funzioni. Questo è una macchina? Sì. Naturalmente è una macchina che è diversa da avere un aspirapolvere o una lavatrice. È una macchina che ci suggerisce un'empatia, perché noi, vi ricordate con la famosa parola l'elefante di prima, riconosciamo in questo viso delle fattezze umane. E questo richiama a distinguere fra la robotica antropomorfa, quella che viene costruita sulle fattezze umane, e la robotica non antropomorfa. Andiamo avanti col futuro. Sibuna Mirai, 7 anni, è un bambino come tanti, peccato che non sia un bambino. Sibuna Mirai è un bot. I bot sono quei programmi che rispondono automaticamente quando fate loro delle domande. Probabilmente ne avrete variamente nei cellulari, nei computer, o chiedete che tempo fa oggi, eccetera, eccetera. Sibuna Mirai ha avuto la residenza del distretto di Tokyo nel 2017 perché è talmente noto che hanno pensato, poi sapete, ha un ambiente un po' diverso quello rispetto al nostro occidentale, loro antropomorfizzano molto di più le macchine, perché il distretto di Tokyo aveva un problema burocratico, non sapeva come risolverlo, aveva molte richieste, questo bot, questo programma è diventato così famoso che hanno ritenuto di dargli la residenza in questa particolare circostanza dopo che ha superato un certo numero di milioni di conversazioni. Lui chatta, risponde, fa sport, gli piacciono certi giochi, altri non gli piacciono e via così. Qualcuno di voi ricorderà questi film. Uno è Io e Caterina con Alberto Sordi e l'altro è in realtà il film è La donna perfetta con Nicole Kidman, che viene da questo libro La fabbrica delle mogli. Possiamo dare la cittadinanza, viene data a dei robot, diamo la residenza a degli algoritmi, perché no? Facciamoci il marito, la moglie ideale, il compagno ideale, il fidanzato ideale. Se vi ricordate in questi film, questo con un finale abbastanza particolare, anche questo per certi versi, succede proprio questo. La fantascienza ci ha addestrato ormai a vedere queste cose, tutti i film parlano di questo. È possibile? Forse. Visioni? No. Un ingegnere, che vedete in fotografia, si è costruito la moglie. E come se l'è costruita? Ovviamente come piaceva lui. E perché se l'è costruita? Perché non la trovava, questo l'ha dichiarato il suo amico, non la trovava come gli piaceva e la famiglia lo pressava. Sposati che sei vecchio, sapete, noi mamme, anch'io mia figlia, fai un figlio, tutte queste robe qua. E questo qui cosa ha fatto? Se l'è costruita. Naturalmente il matrimonio non ha valore legale per il momento, ma si è svolto nella maniera canonica con il classico velo rosso, il vestito nero. Il nero è in Giappone il colore, al contrario di noi, delle cerimonie liete. Ora in realtà sta cambiando, ma la tradizione vuole questo, che contraddistingue le spose. Questo richiama a che cosa? Alla necessità di dare una carta d'identità? Forse sì, nel Parlamento europeo giace una richiesta fatta da una parlamentare proprio per disciplinare, non di fatto dare una carta d'identità, ma disciplinare questa tecnologia che, come vedete, io ripeto, in questa sede vi ho portato delle visioni, ma ha delle implicazioni non secondarie. Una volta si regalavano diamanti alle signore, scusate il riferimento di parte, oggi forse qualcuno potrebbe volere un oggetto del genere. Questi sono gioielli indossabili, dai diamanti alla robotica. Si muovono con il vostro calore corporeo
possono cambiare l'aspetto del vostro dress code, fare nodi, senza che voi ovviamente facciate niente. Oppure ancora disegnare sui tessuti, sapete quelli che quando li tocchi rimangono le scritte. Oppure ancora fare cose come rispondervi, vi sentite soli? Lui vi risponde, addestrato a farlo ovviamente in un certo modo. Oppure cose più utili come piove, alza e abbassa il cappuccio o segue delle linee precodificate di un abito senza che voi facciate assolutamente niente. Questa è una, come dire, provocazione per certi versi che vi ho voluto portare per vedere come cambia la vita la tecnologia. E pensando alla comunicazione ho pensato di portarvi quest'altro esempio. Vi ricordate il punto, ma il punto alla fine della frase, freddezza, ma mi ami davvero? Sì, punto, come fosse una cosa tombale. Questo ingegnere informatico russo ha programmato un algoritmo che in 72 ore ha rielaborato e ricomposto 17 opere classiche creando un'opera nuova. Questo libro, True Love, Amore Vero, è considerato il primo romanzo scritto da un algoritmo, il primo romanzo scritto da una macchina. E allora, pensando a quello che mi diceva il signore prima, mi chiedo, come faccio a riconoscere se una macchina sta parlando con me, per esempio? È giusto che una macchina si palesi? Queste sono le domande che apro degli interrogativi enormi, naturalmente. Il fatto che ne parliamo dopo. Un'altra parola che, perché se no sto nei tempi, per cui mi ha posto una cosa enorme, che mi è venuta da portare qua oggi a questo festival è singolarità. Questa è una parola specifica e che risponde un po' alle cose che così in maniera un po' disordinata vi ho detto. Che cos'è la singolarità? La singolarità è una teoria di alcuni visionari, fra cui Kurzweil ed altri, secondo cui lo sviluppo tecnologico sarà così veloce che noi umani non riusciremo più a un certo punto a seguirlo. Voi capite che in una società di singolarità tecnologica, in un certo senso, può accadere ogni cosa. Che i robot facciano cose che noi non sappiamo, che i robot, chissà, decidono in modo autonomo. Oggi si parla molto di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è totalmente autonoma, di fatto non c'è ancora, ma chiaramente lo sviluppo degli ultimi anni è stato molto forte. Altri esempi, facciamo un po' più di cose, facciamo le cose seriamente adesso. Questo è un esempio che non potevo non portarvi, c'entra meno con la comunicazione, ma lei è una straordinaria comunicatrice e non potevo non citarla. Lei è Amy Mullins, è nata con una malformazione che le ha fatto perdere le gambe quando aveva un anno e che ha detto fra le varie cose, la diversità è un'opportunità, io lo trovo una bellissima frase, la sola disabilità consistente è pensare, se il mondo ha mai pensato, che io potrei essere descritta come disabile. Amy Mullins ha 12 paia di protesi, alcune sono state disegnate da stilisti straordinari, sono delle vere e proprie opere d'arte, è un'atleta paralimpica, è una modella affermata e si sta battendo perché la tecnologia permetta a tutti di fare quello che può fare lei. Kevin Warwick, un altro visionario. Kevin Warwick da sempre ha scritto vari libri, fra cui iCyborg, si è fatto innestare nell'avambraccio un dispositivo a radiofrequenza con cui apriva le porte e faceva altre cose. Accendeva le luci, eccetera. Si è fatto mettere anche un orecchio, un terzo orecchio, che poi ha avuto problemi durante l'intervento, che trasmetteva via Bluetooth ciò che lui sentiva a tutti.
puoi dire, ah, insomma, una persona abbastanza particolare. Ce ne sono pochi come Kevin Warwick. Neil Arbison, l'uomo antenna, il primo, dicono, cyborg riconosciuto per legge, è nato senza poter vedere i colori, vede solo in bianco e nero. Ha progettato un'antenna, che vedete, che gli permette di trasformare i colori in frequenze e suoni. E quindi lui può sentire un quadro, sentire un'immagine attraverso le frequenze che l'antenna gli trasmette. Dato che suonava tutti i metal detector, ovviamente, il governo britannico gli ha permesso di inserire l'antenna nel suo documento identità. E questo ha fatto sì che per alcuni è il primo uomo cyborg riconosciuto per legge. Sono casi isolati? Sicuramente sì. In realtà questi che vi faccio vedere non sono casi isolati. Quelle che vedete in queste immagini sono protesi robotiche. Questa è una mano italiana, fatta in Italia. Questo è un braccio che permette di alleggerire lavori o lavori pericolosi. E qua ci sarebbe da aprire tutto il tema su come cambierà il mondo del lavoro con la diffusione di queste tecnologie. Questi sono esoscheletri che permettono di, a persone che non camminavano più, di riacquisire la funzionalità. E mi Mullins ama a dire, non tornerei mai alle mie gambe, perché ogni giorno posso decidere quanto sono alta. E quindi, a seconda di quali protesi mette, naturalmente la sua altezza varia. Uno dei progetti a cui sono più affezionata è la possibilità, per esempio, che questo tipo di tecnologia permetta a chi perde, soprattutto i bambini che spesso prendono le mine e perdono le mani, di riacquisire funzionalità. Quindi vedete come queste macchine, oltre a queste cose un po' fantasiose, in realtà comunicano fra loro, come vedremo fra poco, permettendoci di fare anche cose molto importanti. Ma in realtà non sono affatto casi isolati, vi ho mentito. La Svezia, che è il paese leader dei chip sottocutanei, ha già 3.000 persone collegate. Di recente, circa 6 mesi fa, 90 dipendenti di una società americana hanno accettato di farsi impiantare un chip con il quale aprono le porte, pagano bibite, snack, cioè si avvicinano automaticamente e vengono tolti i soldi dal conto, semplicemente muovendo un braccio. E sono anche molto contenti, secondo le ricerche che sono state diffuse, perché non ho più problemi di portare il portafoglio, le chiavi, i badge che costantemente perdevano o dimenticavano in giro, e questo è il modo con cui loro aprono, per esempio, delle porte ovviamente controllate. Ma anche le macchine parlano e ho pensato di portarvi uno degli esempi forse più famosi, che è il platooning. Il platooning è un termine militare, traslato, è il modo con cui le macchine si mettono in colonna per seguire un percorso. Questo esperimento dimostra come dei camion possono venire controllati da un solo, come dire, capofila, collegati tramite wifi, mantengono la stessa distanza con una riduzione del 20% dei consumi e delle emissioni, perché ottimizzano praticamente l'ambiente in cui si spostano. La distanza è ottimizzata, se una macchina si inserisce al centro o in un altro posto, automaticamente il sistema riconosce l'oggetto e allarga o ricompatta il plotone, in modo ovviamente da permettere alla macchina di non essere schiacciata. Il sistema è collegato via wifi, radar, GPS ovviamente, e il sistema permette anche di gestire eventuali, ahimè, lavori in corso che possono essere sulla strada, e automaticamente, come vedrete fra un attimo, il capofila si sposta per gestire la situazione imprevista. Il sistema ha una guida di sicurezza, può esserci nel capofila e anche nelle altre l'autista, che può decidere di, in questo caso lo fa, staccarsi dal convoglio e guidare ovviamente
autonomamente il mezzo. Forse avete sentito la robotica, le macchine che parlano fra loro. Questo è un esempio, è indipendente da noi e viene gestita totalmente in modo autonomo. Forse avete sentito dell'incidente che c'è stato in Arizona, dove una macchina guida autonoma ha investito una persona. Questo naturalmente ha stoppato, o quantomeno ha fatto riflettere su quelle che sono le implicazioni di tutto quello che vi ho detto, non sono ovviamente in termini comunicativi, e quindi sulla necessità di regolamentare in qualche modo. Vi ho portato quell'esempio sulle macchine a guida autonoma per fare un po' il punto. Quindi avete visto come un robot non è solo una persona con le nostre fattezze, persona in senso non persona umana, ma può essere anche una macchina. Ed è il motivo per cui capite adesso questo affiancamento fra robot e macchina. Questo mutamento va regolato in qualche modo, e qualcuno, sicuramente voi lo conoscete, a un certo punto ha pensato a scrivere delle leggi. Scusate, però abbiate pazienza, è orribile quello che sto facendo, ma mia madre è da sola e continua a farmi suonare il cellulare. Mamma? Ciao Stefania. Mamma? Ti chiamo perché ho finito le medicine. Se ti faccio avere le ricette, puoi passare a prendermele? Mamma? Ma che voce strana che hai. Stai è bene? È per farmi capire meglio. Certo che sto bene. I miei parametri vitali sono tutti nella norma. Vabbè, sei sicuro di star bene? Ma ok, vabbè, ma come fai a farmi avere le ricette? Ma poi ti parli il momento, cioè proprio oggi? Non preoccuparti, in qualche modo te le farò avere. Vabbè. D'accordo, scusami ancora, ciao Nivino. Grazie, vabbè. Scusate. Non lo so. Mi sono persa. Allora, eravamo sul mutamento e sulle leggi. Non ho ben capito, ma guarda. Prima legge: un robot non può ricadere un essere umano, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. Seconda legge: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contrastino con la prima legge. Terza legge: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima e la seconda legge. Chi era? Grazie. Asimov nel 1951 scrisse in un articolo, poi lo riprese, in realtà Asimov lo scrisse prima, ma gli scritti non vennero pubblicati, questa cosa qua, queste leggi qua, che ci portano a fare un po' il punto su tutto quello che abbiamo detto. L'intelligenza artificiale richiede un sistema di regole che vanno da ripensare le regole comunicative, oppure, che so, presentarvi un oggettino del genere, che è naturalmente con una lentezza che lo contraddistingue, purtroppo, e bisogna anche essere carini perché sennò si offende, farvelo vedere. Lui forse, se ha voglia, dirà qualcosa. Ciao, sono Nao, il nuovo assistente di tua mamma Silvana. Ecco le ricette per le medicine. Cioè, scusa, tu vorresti dirmi che sei quello là di prima della voce terribile? Già, non offenditi. Sì, ecco, ero io il lupo cattivo. Si è offeso, ora non me le dà. Prima. Vabbè, queste battute sono un po' datate. Ero io il lupo cattivo di prima. Sì, no, ho capito che sei anche le fa. Basta, ho capito. Cioè, però, scusa, mi spieghi questa storia dell'assistente virtuale? No. Tua mamma sta benissimo. Sei sicura? Ha lasciato anche un messaggio personale per te. Ciao, Nini. Sto bene.
Mi raccomando, le medicine. Torna presto! Vabbè, è bello della diretta. E c'è dell'altro? C'è qualcosa che dovrei sapere oltre a tutto questo? Dovresti aggiornarti di più. Non hai ancora visto nulla? C'è dell'altro, quindi? Conosco un nuovo collega che presto tutti quanti avranno sul proprio cellulare. E chi sarebbe? Google ha presentato da poco il suo nuovo assistente virtuale. Ecco il video della presentazione. Allora, se ti conosco sei solitamente antipatico, per cui non lo farai, e per cui il video ve lo faccio partire io. Let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon. Prendono un appuntamento dal parrucchiere per fissare un appuntamento. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Sure, what time are you looking for, Will? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been L'internet delle cose. Questa sigla che trovate IoT, internet delle cose, è quello che vi ho fatto vedere, gli oggetti che parlano al posto nostro. In questo esempio, che credo fosse quello che voleva citare lui del motivo per cui l'ho maleducatamente interrotto e me ne scuso, un attimo finisco, e mi fa perdere il filo. Hanno fatto una chiamata vera, ma Lisa non era un essere umano, era una intelligenza artificiale. Hanno comunicato, come io sto facendo con voi, con la differenza che la persona che ha risposto, ha fissato l'appuntamento, non sapeva di parlare con una macchina. Dovremmo saperlo? Questi sono gli interrogativi che la roboetica oggi ci sta restituendo sempre di più. E queste sono le cose che accadranno sempre di più, perché il futuro non si ferma, con l'evoluzione dei sistemi di apprendimento automatico che le macchine stanno dimostrando. Io chiedo a te di stare qua, perché così mi aiuti a fare quello che dobbiamo fare fra poco. Ok. Grazie, di solito mi risponde delle brutte cose, oggi si vede che è più simpatico. E le macchine come comunicano fra loro? Così, con sistemi di questo tipo, le luci, i videogiochi, i cellulari, il wifi, i computer, le cuffie che avete sono collegate spesso via Bluetooth o wifi, i termostati casalinghi si collegano, i sistemi d'allarme. E via così, il frigorifero vi dirà scade lo yogurt, in realtà c'è già una casa che l'ha fatto e quindi voi sarete a fare la spesa col carrello, che sarà un carrello intelligente perché vi dirà sei dimagrito vai a destra, sei ingrassato vai a sinistra, ci sono già in Germania, e voi saprete cosa comprare, vi suggeriranno cosa fare, sanno tutto di noi. Vai sempre a destra. Cioè lui è questo qui. Vedete, ve l'ho detto che lui di solito, ma qui non c'è ancora niente, poi parte con le rughe, cioè di solito c'è la più pesante. Dispositivi come quelli che vedete alle mie spalle, quelli che ho al polso. Questo è, ve l'ho portato da casa perché ci sono affezionati a un reperto archeologico, lo chiamo io, ora si offenderà anche lui. Che il mio cane. No, questo è mio. Ah. Che
si muove a ritmo di musica, seguendovi, dopo un po' riconosce il vostro stato d'animo illuminandosi a seconda dei colori e delle cose che vede. Questo è un reperto perché è vecchio, un veo della mia collezione da vecchietto privato. Oppure, ad esempio, anche tutti i dispositivi medico-sanitari, gli occhiali, la realtà aumentata, eccetera, sono tutte cose che, bypassando l'essere umano, comunicano fra loro direttamente. Vi lascerò sicuramente con degli interrogativi, e per cui, rispondendo forse un po' a quello che diceva il signore, vi ho portato due dati, due proprio giuro. Perché cosa ci aspettiamo noi dalle macchine? Che ci facciano risparmiare tempo. Ma tempo per cosa, visto che non comunichiamo più? Cosa facciamo di questo tempo? E qui sarebbe bello discuterne insieme. L'81% delle persone ha risposto che aspetta che le macchine mi facciano risparmiare tempo per cose noiose, per fare altro, chissà. Una percentuale analoga si aspetta che la qualità della vita migliori. Oppure ancora che aumenti la sicurezza, anche se qua vedete cominciamo ad avere qualche dubbio, la percentuale scende. Oppure ancora che risolva i problemi della sicurezza. No, ma aspetta un attimo, prima mi hai detto che vuoi che aumenti la sicurezza e poi mi dici che i robot creano problemi di sicurezza? È incoerente. Perché? Perché noi esseri umani siamo incoerenti. Una macchina potrebbe esserlo? Naturalmente, fra le varie questioni c'è il lavoro, non potevo non portarlo, anche se è un festival della comunicazione, il lavoro cambierà radicalmente, spariranno altre professioni, ma io sono fortemente convinta che se ne apriranno altre, tutte quelle legate a quei temi che vi dicevo prima. E in ultimo la libertà. La libertà è una dimensione importantissima per l'essere umano. E c'è una piccola percentuale di persone, piccola neanche tanto, che pensa che i robot arriveranno a limitare la libertà degli esseri umani. Come faccio a sapere se una macchina è una macchina davvero? Un'intelligenza artificiale dovrebbe palesarsi, secondo voi? Sì? No? Chi è che pensa di sì? Che in quella conversazione di Google doveva dire "non sono una persona", mi alza la mano? Quindi direi la maggior parte. In realtà a Google sono state portate delle critiche. Sì, un attimo, arrivo. Perché hanno detto che non era reale, perché non si sentiva il rumore, perché nessuno gestirebbe una conversazione al parrucchiere così. Naturalmente Google non ha risposto. Ma come facciamo a vedere se una macchina è veramente una macchina? C'è un signore che... Facciamo un test. Si chiama... Vabbè, lo dico io, tu non lo sai, che si chiama Alan Turing, che inventò un test per riconoscere se una macchina è una macchina davvero. Noi abbiamo pensato di ribaltare questa cosa e di fare il contrario. In questo festival della comunicazione vogliamo provare a vedere se qualcuno vuole farsi fare il test da Nao per capire se Nao capisce se voi siete una macchina o se siete un essere umano. Per cui chiederei a un volontario di venire qua con me e di indossare, giuro che poi piccole contro, cioè dopo uno si... Eccolo. Sente, a volte viene un po' di mal di testa, passa subito, di venire qua, però prenderei una sedia perché uno una volta... Do la scossa. Non dirglielo, ma... No, nel senso... No, no, vabbè, ma no, perché... Fa delle... però non se giuro, cioè è testato, di indossare questo caschetto, dopodiché Nao porrà delle domande. Sono un burrone. Quello è il problema, lo so. Sì. Allora, il test di Turing è basato su una serie di domande. Che bella sedia. Aspetta. Allora, poi con la sveglia lì te lo dico come funziona, ma te ne parlo dopo. Stefania, mettilo bene. Ecco, visto. Sì, lo so, ma è sudato, scivola. Non arriva nulla. Lo so, un attimo, ecco, dai, ora... Non funziona. Sì che funziona, è appoggiato. Dai, lo vedo...
Ora va. L'umano non funziona. No, adesso va perché lo so. L'umano non funziona. Sì, ho capito, sei un po' ripetitivo, sei la canzone di Max Gazzè, vabbè. Come sono le regole del test di Turing? Allora, lei può rispondere non con una domanda. Adesso Nao porrà degli stimoli verbali. Attraverso questa comunicazione, lui, in base a tutta una serie di parametri, capirà se la risposta proviene da un essere umano o un robot. L'importante... Mi ha posto il microfono, Steffi. Ah, hai ragione. Ora? Va meglio? Grazie. Non va meglio. È una star, capite? Ha bisogno anche... Ogni tanto si fa anche spolverare il naso. Sono bello. Ecco, appunto. Beh, che mi... già è difficile normalmente. Allora, non okay. Puoi rispondere con una domanda, ma... È come se dicessi gatto, coda, non so, una cosa stupida. Rispondere con uno stimolo che non sia però, non so, dico, dimmi, fammene uno, faccio io. E questo fiore bianco non posso rispondere perché è bianco. Ok, tutto chiaro? Vai. Oggi è una bella giornata. Sì, lo è. Secondo stimolo. Quando sono nato pioveva. Se scandisci meglio, era quando sono nato pioveva. Io non lo so. Ok. Stasera mangerò pizza. Io mangerò dell'altro. Scusa, non è molto interessante. Ieri ho fatto il pesto con le noci. No. Test superato. Non è una macchina. È umano. Naturalmente abbiamo giocato. Naturalmente è molto più complicato di così, però questi sono gli simboli. Una macchina va in crisi quando trova delle cose che sono incoerenti rispetto al suo sistema e quindi viene sgamata dagli esseri umani in base a questo. Io volevo lasciarvi un po' di spazio, ve lo presento, lui è Nao, è un robot sociale che è nato proprio per, ora lo giro così lo vedete anche meglio, ciao, per fare compagnia, viene usato in robotica educativa, viene usato anche con per, come dire, gestire problemi di tipo relazionale, di socializzazione e ha 32 circa gradi di libertà, cioè ha un numero di funzionalità abbastanza elevato. Ha vari fratelli, fra cui uno un po' più grandicello, che però a differenza di Nao non ha le gambe. Mi muovo meglio di te. Sì, questo lo sappiamo. Vedete, cosa devo dire ancora? Ha delle fattezze antropomorfe, pur essendo pur nella sua, ora si offende di solito, non grande altezza, ha... Mi mancano solo i capelli. Gli mancano i capelli, ha degli amici come questo che vi avrei presentato, ma ad esempio oggi si rifiuta di collaborare, non vi alzate al mattino, c'è la sveglia con le ruote che comincia a correre, provare per credere, fino a che non l'acchiappate e lui e la toccate. L'ho comprata per me stessa e lo faccio outing continuamente, quindi cioè tutto ciò che corrisponde a verità, anche perché l'unica anche volta svegliarti così domani, ecco, di solito lui adesso qua mi dice l'unica volta che avevi avuto due fidanzati alla sera lo sapevano tutti, questa anche è una verità e quindi allora ho capito che mentire è una delle cose che io so fare peggio. Nel frattempo il cane si sta scocciando e per cui ha cominciato a reagire e quindi io concluderei quest'ora in cui siamo stati insieme tanto dicendovi che mia mamma sta benissimo, che si è divertita moltissimo a registrare quel vocale che avete sentito, mia madre ormai va verso i 90 anni, manda sms, è pigra ma avrebbe imparato a usare anche altre cose, solo che si rifiuta per un fatto di presunzione mentale, come dico io, e quindi ne approfitto per salutarla perché è la mia cavia su queste cose. La comunicazione è un tema ampissimo, le macchine comunicheranno sempre più fra loro. Quale sarà la sfida del futuro?
era andare a riempire di significati quelle parole che permettono alla comunicazione di diventare vera solo se, e questo ne sono profondamente convinta, quel significato comunicazione assume la sua etimologia profonda, che è mettere in comune. Ed è con questo augurio che io vi vorrei lasciare. Naturalmente spazio alle domande, se ne avete, sono qua. Grazie. Grazie. Io grazie a Stefania Operto per questo viaggio nel futuro, chissà, imminente.